Mettono fuori Silvio Berlusconi, il nostro presidente, il nostro leader, e noi stiamo dentro. Se avvenisse questa ferita inaudita, gravissima contro la democrazia e lo Stato di diritto, non esiteremmo un solo minuto. Noi non possiamo rimanere in Parlamento mentre decade Berlusconi. Il problema è la decadenza, noi riteniamo che non sia giusta la decadenza, tutto è connesso a questo evento. Il sistematico uso politico della giustizia che è in atto nel nostro paese dal 1992. Vado a dimettermi, pensi un po' come cambia la vita. Noi saremo della partita, fine del governo Letta e fine della legislatura. Il capo di uno schieramento di centrodestra che ha circa 10 milioni di voti. È una conseguenza del mancato, del comportamento non politico e non di buon senso del Partito Democratico. I parlamentari si ritengono tutti decaduti. È impossibile pensare che noi rimaniamo in Parlamento come se nulla fosse accaduto dopo la decadenza di Berlusconi. Ma i ministri non c'entra niente, il governo c'è. Questo è un problema che riguarda le dinamiche del Parlamento. Sì, le ho firmate poco fa. Sono andato al protocollo della Camera per presentarle, ma mi hanno detto dal partito che è un gesto forte, politico, che intende fare complessivamente, sommando i casi di coscienza, il partito, e quindi le darò nelle mani del presidente Berlusconi, perché non saprei bene a quale partito appartengo, perché avendo io fondato il Popolo delle Libertà, ma in queste ore me l'hanno sciolto, alcuni amici hanno fatto Forza Italia, ma non ne so molto, quindi non sapendo a quale partito appartengo, adesso le ho mandate e saranno recapitate tra qualche minuto al presidente Berlusconi, che avendo voi l'esclusiva le apprenderà da voi, perché so che vi ascolta. Abbiamo votato. Signora, io non la l'ho. Legge no, signora, non no, adesso vi prego. Prego di non trasformare subito in pollaio. Io vi chiedo veramente la cortesia iniziale. Io vi chiedo la cortesia iniziale a tutti di essere rispettosi, soprattutto degli altri elettori, come se fossimo alla Camera dei Deputati, perché allora, altrimenti non se ne esce. Facciamo condurre. Se fossimo alla Camera dei Deputati, qua non si parlerebbe più. Facciamo condurre. È finita. Posso? In realtà il PDL aveva soltanto un obiettivo, che era quella di salvare le chiappe al suo capo, e il PD, la dirigenza, non interrompa. Se lei dice la parola, io la interrompo. Allora lei, o porta rispetto e parla bene in uno spazio. Io parlo come dice lei, signora. No, non ho capito la procedura. No, io non parlo come dice lei. Lei è l'incarnazione vivente della trasformazione dei talk show in pollaio, ne è conscia. Mi piace allora, questa cosa io mi devo fermare. Ma lei è una grande. Io mi devo firmare. Per favore, allora lei mi faccia finire. Io stavo parlando, lei mi fa finire e sta zitta. Io allora, no, zitti, no. Mia, lei usciamo per favore. Che cos'è? Allora, calma, abbassate i microfoni, per favore. Lavoravo per l'Umbrella Corporation in un laboratorio segreto per la ricerca sperimentale sulle armi batteriologiche. C'è stato un incidente e un virus si è propagato. Sono morti tutti. Il problema è che sono risuscitati. È crisi presidente, di governo? Presidente, cade il governo, presidente. Presidente, cade il governo? Care amiche, cari amici, diciamoci la verità. Silvio Berlusconi, incredibilmente, ero io. Voglio parlarvi con la sincerità con cui ognuno di noi parla alle persone alle quali vuole bene. Io sono assolutamente paradossale, io sono questo male che ha già cambiato e vuole ancora cambiare la storia della nostra Repubblica. Sono convinto che mi state dando ragione. È sporca?